Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Human Complex Kedrion S.p.A. Ultimo aggiornamento, 15 febbraio 2022. Cos'è Human Complex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Human Complex durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Human Complex? Human Complex è un farmaco a base del principio attivo complesso protrombinico umano, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K, e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Kedrion S.p.A. Human Complex può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Human Complex 500 UI, 1 flacone polvere più 1 flacone solvente 20 ml più 7 infusione. Informazioni commerciali sulla prescrizione: titolare Kedrion S.p.A. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: complesso protrombinico umano. Gruppo terapeutico: antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: trattamento delle emorragie e profilassi perioperatoria delle emorragie nella deficienza acquisita dei fattori della coagulazione del complesso protrombinico, come ad esempio nella deficienza causata dal trattamento con antagonisti della vitamina K, o in caso di sovradosaggio di antagonisti della vitamina K, quando è richiesta una rapida correzione della deficienza. Trattamento delle emorragie e profilassi perioperatoria nella deficienza congenita di alcuni dei fattori della coagulazione vitamina K dipendenti, quando il prodotto purificato dello specifico fattore della coagulazione non sia disponibile. Posologia. Posologia di seguito sono date solo delle linee guida generali per la posologia. Il trattamento deve iniziare sotto la supervisione di un medico con esperienza nel trattamento dei disordini della coagulazione. Il dosaggio e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla gravità del disordine della funzione emostatica, dalla sede e dall'entità dell'emorragia e dalla condizione clinica del paziente. La quantità da somministrare e la frequenza delle somministrazioni devono essere sempre calcolate sulla base della risposta individuale. Gli intervalli terapeutici devono essere adattati alla differente emivita dei diversi fattori della coagulazione del complesso protrombinico, vedere paragrafo 5.2. Le dosi individuali richieste possono essere identificate solo sulla base di determinazioni regolari dei livelli plasmatici individuali dei fattori della coagulazione interessati o su analisi globali dei livelli del complesso protrombinico, tempo di protrombina, INR, e sul monitoraggio continuo della condizione clinica del paziente. Nel caso di interventi chirurgici importanti, è indispensabile controllare accuratamente la terapia sostitutiva per mezzo di analisi della coagulazione, dosaggio del fattore della coagulazione specifico e / o test globali per i livelli del complesso protrombinico. Emorragie e profilassi perioperatoria delle emorragie durante il trattamento con antagonisti della vitamina K. La dose dipenderà dall'INR prima del trattamento e dall'INR che deve essere raggiunto. La correzione del deficit dell'emostasi indotto dall'antagonista della vitamina K persiste per circa 6-8 ore. Comunque, gli effetti della vitamina K, se somministrata simultaneamente, sono di solito raggiunti entro 4-6 ore. Quindi, il trattamento ripetuto con complesso protrombinico umano di solito non è richiesto quando è stata somministrata la vitamina K, dato che queste raccomandazioni sono empiriche e che il recupero e la durata dell'effetto possono variare, è obbligatorio il controllo dell'INR durante il trattamento. Emorragie e profilassi perioperatoria nella deficienza congenita di qualche fattore della coagulazione vitamina K dipendente quando il prodotto del fattore di coagulazione specifico non è disponibile. Il calcolo della dose terapeutica necessaria si basa sull'osservazione empirica che approssimativamente un UI di fattore IX per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività del fattore IX plasmatico di 0,01 UI / ml. Un UI di fattore I o di fattore X per chilogrammi di peso corporeo aumenta rispettivamente l'attività del fattore I o del fattore X plasmatici di 0,02 e 0,017 UI / ml. La dose somministrata di uno specifico fattore è espressa in unità internazionali, UI, che sono correlate allo standard attuale dell'OMS per ogni fattore.
L'attività di uno specifico fattore della coagulazione nel plasma è espressa o come percentuale, relativa al plasma umano normale, o in unità internazionali, relative ad uno standard internazionale per lo specifico fattore della coagulazione. L'attività di una unità internazionale, UI, di un fattore della coagulazione è equivalente alla quantità di quel fattore contenuto in un millilitro di plasma umano normale. Per esempio, il calcolo della dose di fattore X necessaria si basa sull'osservazione empirica che un'unità internazionale, UI, di fattore X per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività del fattore X plasmatico dello 0,017 UI barra ml. La dose necessaria è determinata usando la seguente formula. Unità necessaria uguale peso corporeo, chilogrammi, x aumento desiderato di fattore x, UI barra ml, x 60 dove 60, ml barra chilogrammi, è il reciproco del recupero osservato. Se il recupero individuale è noto quel valore deve essere usato per il calcolo. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di un MAN complex sulla popolazione pediatrica non sono state ancora stabilite. Modo di somministrazione. Sciogliere il preparato come descritto al punto 6.6. Un MAN complex deve essere iniettato o infuso lentamente per via endovenosa. Si raccomanda di non somministrare dosi superiori a 100 UI barra chilogrammi di peso corporeo barra DIE. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualunque degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, vedere anche il paragrafo 4.4. Reazioni allergiche note all'eparina o anamnesi di trombocitopenia indotta da eparina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Deve essere sentito il parere di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il complesso protrombinico umano neutralizza l'effetto del trattamento degli antagonisti della vitamina K. Non è nota nessuna interazione con altri medicinali. Interferenza con i test biologici quando, in pazienti che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere un MAN complex durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere un MAN complex durante la gravidanza e l'allattamento? La sicurezza dell'uso del concentrato di complesso protrombinico plasmatico durante la gravidanza non è stata stabilita da studi clinici controllati. Gli studi sperimentali sull'animale sono insufficienti per sostenere la sicurezza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non è stato condotto nessuno studio sull'effetto sulla capacità di guidare e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Raramente sono state osservate reazioni allergiche o reazioni di tipo anafilattico. La terapia sostitutiva con complesso protrombinico umano può raramente condurre alla formazione di anticorpi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'uso di alte dosi di concentrato di complesso protrombinico plasmatico è stato associato con casi di infarto miocardico, coagulazione intravascolare disseminata, trombosi venosa ed embolia polmonare. Pertanto, in caso di sovradosaggio, il rischio dello sviluppo di complicanze tromboemboliche o di coagulazione intravascolare disseminata è aumentato. Popolazione pediatrica. Non sono disponibili dati specifici sulla popolazione pediatrica. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Antiemorragico, fattori della coagulazione del sangue X, IX in combinazione. Codice ATCB02DD01. I fattori della coagulazione I, V, IXX, che sono sintetizzati dal, proprietà farmacocinetiche. Fattore della coagulazione M, vita. Fattore I 40-60 ore. Fattore X 16-30 ore. Fattore X 30-60, dati preclinici di sicurezza. I fattori del concentrato di complesso protrombinico sono normali costituenti del plasma umano ed agiscono come i fattori endogeni. Il controllo della tossicità della singola dose non è rilevante in, elenco degli eccipienti. Flaconcino di polvere. Sodio cloruro 162 mg, sodio citrato 51,6 mg, glicina 92,6 mg, eparina di 250 UI, di 12,5 UI barra ml, antitrombina II di 2,5 UI, di 0,125 UI barra ml, flaconcino di solvente. Acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.